Buongiorno a tutti, in questo video vi mostrerò come fare l'upgrade del firmware del router Billion. Ma questa procedura è pressoché identica per quasi tutti i router. Per prima cosa dobbiamo accedere all'interfaccia web del router per conoscere il modello. Aprite il browser e digitate l'indirizzo IP del vostro router. Di default è il 192.168.1.254. Inserite le vostre credenziali. Di default viene utilizzata la stringa admin, sia per l'utente che per la password. Come si può vedere dalla pagina di status del router, la versione del firmware è la 5.74b. Un altro parametro che ci serve oltre al modello è la next tape, che lo troviamo sotto configurazione, WAN, ADSL. In questo router è ADSL 2M. Torniamo nella schermata status e copiamo negli appunti con i tasti CTRL più C il modello del router. Incolliamo premendo i tasti CTRL più V il modello del router nel campo testo di un motore di ricerca. Clicchiamo sul primo link che ci viene proposto. Con CTRL più F attiviamo il campo di ricerca all'interno della pagina e incolliamo nuovamente il modello del router. Tra i tre modelli che vengono evidenziati, scegliamo quello che termina con la M. La M identifica la next tape utilizzato dal nostro router. Clicchiamo su questo modello. Dalla lista che ci viene mostrata, scegliamo il firmware più recente. Salvate il file dove preferite. Terminato il download, andiamo a estrarre il file dall'archivio. Torniamo nell'interfaccia di gestione del router e clicchiamo su Configurazione, System e infine su Firmware Upgrade. In questa finestra scegliamo il file appena scaricato. Cliccate su Upgrade. Questa finestra vi avvisa che ci vorranno circa 3 minuti per l'operazione e di attendere. Premete OK. Ora aspettiamo che il router completi l'aggiornamento. L'upgrade è andato a buon fine. Premete il pulsante di riavvio del router. Al termine del riavvio vi viene presentata la pagina status. Ora la versione del firmware è la 5.74.